Cristo risorto, buona giornata carissimi amici e buona settimana. Iniziamo bene questa settimana con la parola di Dio, perché è una parola che ha qualcosa da dirci, ma soprattutto accompagna la nostra vita. Leggiamo insieme il Vangelo che la liturgia oggi ci propone. Ed è il Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 18-26. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Amen. Cari amici, in questo brano di oggi, Matteo 9, 18-26, troviamo due episodi bellissimi, di due situazioni disperate. Da un lato abbiamo uno dei capi dei giudei che va da Gesù, gli si prostra dinanzi e gli dice: «Mia figlia è morta, proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». E dall'altro aspetto, finché Gesù stava andando a trovare questa figlia, riceve un tocco da parte di una donna che aveva delle perdite di sangue da 12 anni, che gli si avvicina e dentro di sé dice: «Se riesco anche a toccarle il suo mantello, sarò guarita». E guarisce. Abbiamo due situazioni in cui da un lato c'è questa figlia di questo capo che è morta e il papà, il padre di questa figlia, le dice a Gesù: «Vieni, io credo che se tu vieni qualcosa può succedere, qualcosa può cambiare, la morte non ha l'ultima parola». Dall'altro aspetto abbiamo questa donna che dentro di sé dice: «Io voglio toccare questo Rabbì, Yeshua, voglio toccare questo Maestro Gesù di Nazaret, perché so che Lui può fare qualcosa nella mia vita, nella mia malattia di 12 anni». Entrambi vediamo che hanno fiducia nel Signore, entrambi hanno fiducia che Dio attraverso Gesù Cristo può intervenire nella loro vita. Sia questo padre, sia questa donna confidano nel Signore. Hanno rimesso tutta la loro fiducia in Gesù. Ecco che Gesù, quando va poi a trovare la figlia morta di questo capo dei giudei, manda via tutti i flautisti e coloro che erano in agitazione, le prende la mano e la rialza. E Gesù stesso poco prima diceva: «Andate via, la fanciulla non è morta, ma dorme». Carissimi amici, iniziare la settimana con la parola di Dio è straordinario. Iniziare la giornata con queste parole ci danno una carica meravigliosa. C'è un fortissimo entusiasmo. Io so che normalmente nel mondo si dice di solito che c'è tanta positività, c'è energia, è un termine che è andato di moda negli ultimi anni e noi lo chiamiamo Spirito Santo.
noi chiamiamo la presenza di Dio. Da questo Vangelo, da questo episodio avvenuto 2000 anni fa, avviene un fatto concreto per me e per te oggi. Dio può fare un miracolo se io ho fiducia. Dio può intervenire nella tua vita se c'è una morte, se c'è un arresto, se c'è un blocco, se c'è un muro, se c'è una malattia, se c'è una crisi. Dio ha il potere di intervenire. Ecco perché dobbiamo iniziare ogni giorno con la sua parola. Immaginate che assurdità terminare la giornata con la parola di Dio. Hai già perso tutte le battaglie e alla fine vai da Gesù dicendo: Signore, aiutami. E Gesù ti dice: caro Luca, 15 ore fa quando ti sei svegliato potevi leggere questa parola e io ti avrei aiutato e tu avresti avuto forza, speranza e un nuovo incoraggiamento. Ma mi leggi solo prima di dormire. Mettiamo al primo posto la parola di Dio, fratelli e sorelle, non all'ultimo posto, non quando avrò tempo. Il tempo per il caffè c'è sempre. Non parlo del caffè per il Vangelo, però anche quello, se volete, lo mettete. Ma il tempo per il nostro caffè c'è, il tempo per parlare con gli amici c'è, il tempo di fare una passeggiata c'è, il tempo di mangiare c'è. Mettiamo al primo posto ciò che deve essere prima nella vita di ogni cristiano: la preghiera, la parola di Dio. E questa avrà la capacità di cambiare la nostra giornata. Grazie Signore Gesù, grazie perché oggi è un giorno nuovo. È un giorno meraviglioso per godere di te, godere della tua presenza, godere di quello che tu puoi fare nella mia vita. Io proclamo che non c'è nulla dove tu non possa intervenire. Non c'è nulla di impossibile a te, Signore. Proclamo che anche le mie crisi più profonde, le mie difficoltà più difficili, le mie situazioni in cui io non so affrontare, io non so oltrepassare, proclamo che tu vieni e mi aiuti oggi. La tua mano è potente, la tua mano è generosa, la tua mano è provvidente, la tua mano è operosa e non si stanca mai. Voglio fare questa esperienza di te. Concedilo a me, ai miei cari e alla mia famiglia. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, doniamo il nostro cuore al Signore. Viviamo in Lui, camminiamo con Lui affinché venga la sua benedizione. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Giorno di grazia, giorno di salvezza. Oggi celebriamo il Signore. Oggi